Ora di angoscia a Voghera per la scomparsa di una pensionata di 71 anni che si era allontanata da Cal di Casa. A trovarla in aperta campagna un agente di polizia fuori servizio. Il ministro dell'istruzione Stefania Giannini in visita all'Università di Pavia promette fondi per la ricerca. L'Ateneo intanto presenta due progetti pilota assieme al Policlinico San Matteo. Al Parlamento europeo l'audizione per il caso Pirolisi. A Bruxelles presente anche una delegazione di sindaci oltre Padani guidata dal primo cittadino di Retorbido, Isabella Cebrelli. A Pavia il Comune presenta la revisione del piano di carico e scarico merci in centro storico, un documento che non piace ad Ascom, che parla di ennesimo blitz dell'amministrazione. Sabato di festa in Corso Vittorio Emanuele a Vigevano con il quartetto Euforia, lo spettacolo, il primo di una serie di eventi, vuole rilanciare il centro storico della città ducale. Tante partecipanti a Velezzo Lomelina per la fascia di Miss Mona Lisa Management, la finale provinciale del concorso è stata vinta dalla giovane Irene Todeschini. Pavia Italia, buonasera e ben ritrovati. A Voghera ore di angoscia per la famiglia di una pensionata di 71 anni che si era persa nelle campagne della zona. La signora originaria di Bergamo si era allontanata di notte senza avvisare nessuno. Le forze dell'ordine, polizia, carabinieri ma anche i vigili del fuoco hanno allora organizzato una maxi squadra per le ricerche che ha lavorato per più di 12 ore. Sentiamo Paolo Barni. Una notte di paura, poi il ritrovamento. È andata a finire bene la disavventura vissuta da una donna di 71 anni di Bergamo, dispersa per le campagne di Voghera. La signora in questi giorni era ospite di alcuni familiari che abitano a Campoferro. Nella tarda serata di sabato, senza farsi vedere da nessuno, era però uscita di casa. Addosso soltanto un vestito leggero, ai piedi un paio di ciabatte. I parenti si sono accorti della sua assenza dopo circa un'ora e hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Velocemente sono state organizzate le ricerche a cui hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco. La notte è passata senza notizie, ma alle prime luci dell'alba è avvenuto il ritrovamento. È stato un agente del commissariato fuori servizio che, durante un giro di perlustrazione, ha deciso di salire su un cavalcavia in zona Medassino. Lì ha notato qualcosa muoversi all'interno di un campo e ha quindi deciso di raggiungere quel punto. Una volta arrivato là, ha trovato una persona e si trattava effettivamente dell'anziana scomparsa. Era in stato confusionale ma in buone condizioni di salute. L'agente ha infine accompagnato la donna in commissariato dove è avvenuto il ricongiungimento con i familiari. Restiamo a Voghera per la cronaca, per segnalarvi una rissa avvenuta all'interno di un negozio di materiali edili di via Lomellina. Per motivi ancora da chiarire, tre uomini hanno iniziato prima a discutere animatamente, prima di arrivare alle mani. Si tratta di un 35enne, di un 45enne e di un 51enne. Proprio quest'ultimo avrebbe avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Voghera, un'ambulanza del 118. Il 51enne è stato trasportato in ospedale con diverse ferite, fortunatamente solo superficiali, mentre gli altri due uomini sono stati visitati sul posto, hanno poi rifiutato il trasporto in ospedale. Spetterà ora ai militari fare chiarezza sull'episodio, che si potrebbe anche chiudere con una denuncia penale. Ci spostiamo a Pavia, c'era attesa per la visita in università del ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Il ministro è intervenuta in un convegno sulle prospettive che si sono aperte a seguito dell'approvazione del PNR, il Programma Nazionale per la Ricerca, che permetterà, appunto, detta del governo, l'assunzione e l'avanzamento di carriera per i giovani ricercatori. L'intervista di Mario Fortunato. Sì, Pavia per ascoltare intanto iniziative importanti che collegano l'IRCS, i tre IRCS pavesi alla parte universitaria, quindi mi sembra un progetto che verrà descritto oggi, che ho già avuto modo di apprezzare, che mi consente poi di valorizzare quello che sul piano nazionale stiamo facendo in sintonia con questa linea. Cos'è che ha apprezzato in particolare del progetto? Ma sai, il fatto che c'è una ricerca in campo sanitario, intendo, che
è svolta negli IRCCS di altissimo livello, c'è una ricerca sempre nello stesso campo che è svolta nelle cliniche universitarie, nei centri di ricerca universitari. Dobbiamo sempre di più efficientare il sistema, mettere questi due mondi in condizioni di dialogo costante con strumenti semplici che riguardano i giovani ricercatori soprattutto, e quindi le assunzioni e il progresso di carriera. Questo è il primo capitolo importante che porterà molti nuovi posti sia per dottori di ricerca che per ricercatori di tipo A, e credo che insomma sarà un'iniezione a partire dai mesi di luglio molto molto significativa. Emorragia è una parola che usano spesso per definire un processo di mobilità che diventa pericoloso non solo per l'Italia se non ha un ritorno, ma soprattutto se non ha una compensazione di attrazione di ricercatori e studiosi stranieri, quindi dobbiamo lavorare nei due sensi. Continuiamo con la politica, con la visita dei sindaci oltrepadani al Parlamento europeo di Bruxelles. Gli amministratori del nostro territorio hanno partecipato a un'audizione sul caso della pirolisi, insomma un evento ovviamente di attualità visto il progetto del discusso impianto di pirolisi a Retorbido. Sentiamo Ermano Bidone. Siamo passati per la Lombardia, siamo andati a fare un'audizione a Roma, in Senato, e finalmente siamo giunti anche qua al Parlamento europeo di Bruxelles. Io da questa audizione mi aspetto che questa commissione faccia pressione sulla regione Lombardia affinché porti la regione Lombardia a dire di no all'inceneritore. Sono migliaia le persone che hanno manifestato a Retorbido, 20.000 quasi le firme raccolte, 135 quelle dei sindaci. Con me c'è il sindaco di Rivanazzano Romano Ferrari, c'è il sindaco di Bagnaria Franza, c'è il Barbieri che è stato sindaco a Voghera, e rappresentiamo però tutto il territorio della provincia di Pavia, e speriamo che questo viaggio qua non sia infruttuoso. La provincia di Pavia è una provincia che purtroppo gode di un primato poco invidiabile, vale a dire che è la seconda provincia d'Italia dove ci si ammala più facilmente per malattie tumorali, ad esempio. E avere sul proprio territorio un impianto di cui non possiamo sapere quelli che sono gli effetti, perché è un impianto sperimentale, non esiste da nessuna parte in Europa, è certamente un dato allarmante. Noi abbiamo chiesto anche all'Europa di accendere i riflettori su questo impianto di pirolisi, perché riteniamo doveroso che anche l'Unione Europea ci ascolti e che anche l'Unione Europea esprima una posizione a riguardo. Non lo vogliamo non soltanto perché abbiamo molti dubbi in merito anche all'aspetto tecnico autorizzativo per quanto riguarda un intervento di questa portata, ma non lo vogliamo perché non lo riteniamo opportuno, non lo vogliamo perché questo violenterebbe il tessuto rurale e agricolo di una terra di eccellenza, violenterebbe un tessuto turistico fatto di potenzialità termali molto significative, e per cui lo vadano a fare da un'altra parte. Questa è la voce chiara che vogliamo che si levi anche dal Parlamento europeo all'interno di quello che è un organismo, la Commissione Petizioni, che dà la parola petizione chiara, la voce alle persone e ai cittadini europei. Questa Europa non ci piace molto spesso, però quando ci può aiutare dobbiamo utilizzarla, e oggi la utilizzeremo per dire no a questo impianto che noi non vogliamo. Da un lato siamo in presenza di un impianto che viene progettato, previsto in un'area che è un'area agricola, un'area di pregio, e dall'altro lato siamo in presenza di un ciclo dei rifiuti che deve essere profondamente modificato. Sino adesso abbiamo mandato per la termovalorizzazione tanti prodotti che in realtà possono essere riciclati in modo diverso. Non potremmo investire da un lato sulla qualità delle produzioni del territorio e dall'altro lato sulla valorizzazione termica dei residui. Ed è attesa per giovedì la conferenza dei servizi a Milano che dovrà autorizzare o meno l'impianto a fronte della nuova normativa regionale che esclude il parco dello Stafora dalle aree in cui è possibile insediare uno stabilimento per lo smaltimento di rifiuti, e chissà che allora in quella data non arrivi un altro colpo di scena sul caso pirolisi. Un flash di cronaca adesso che arriva da Vigevano: allarme in mattinata all'interno del carcere dei Piccolini, una detenuta di 32 anni avrebbe ingerito della candeggina, è scattata subito la chiamata di soccorso.
i medici del 118 sono intervenuti nel giro di pochi minuti. La donna è stata trasportata all'ospedale civile di Vigevano per accertamenti ed è stata poi sottoposta alla vanda gastrica. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi ed è probabile che nelle prossime ore venga comunque aperta un'inchiesta per appurare se si sia trattato di un gesto volontario da parte della detenuta. Voltiamo pagina, torniamo a Pavia, dove tornano tesi e rapporti tra amministrazione ed Ascom. Il comune ha presentato nelle scorse ore il piano di carico e scarico merci in centro storico, un piano che prevede alcune novità. Ascom però rimane critica e parla di ennesimo blitz dell'amministrazione. Sentiamo Mario Fortunato. Rispetto delle regole, ma anche più spazi per i furgoncini. Nasce su queste basi la revisione del piano di carico e scarico delle merci nel centro storico di Pavia. Da metà luglio in avanti, ai 21 stalli attuali ne verranno aggiunti altri, classificati come flessibili, per un totale di 114 aree per le operazioni di carico e scarico, posti auto che al di fuori delle fasce orarie riservate agli operatori del commercio, ovvero dalle 7 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16, saranno a completa disposizione anche dei residenti dei quattro quadranti del centro. Allora, per, diciamo così, agevolare questo tipo di operazioni, noi siamo andati ad individuare altri posti, altri stalli per il carico e scarico, che diventano cosiddetti stalli flessibili. Vuol dire che per le fasce orarie del carico scarico saranno assolutamente riservate agli operatori del settore, ma al di là di questa fascia oraria il residente potrà parcheggiare. Diciamo che da una parte andiamo anche a aumentare gli stalli del carico scarico, ma dall'altra parte andiamo anche a aumentare la possibilità per il residente di trovare posto. Un primo passo in attesa di aggiornare l'intero regolamento, che risale al 1998. Ma non sono mancate le polemiche. Dura la presa di posizione di Ascom, l'associazione dei commercianti, rispetto alla scelta dell'amministrazione di non consentire il transito dei mezzi sugli assi principali del centro. Siamo sorpresi e amareggiati perché l'assessore Lazzari ha inopinatamente effettuato un nuovo blitz, nel senso che rispetto a quello che ci siamo detti mercoledì scorso durante una riunione presente l'assessore Ruffinazzi e l'assessore Gregorini, ci troviamo ora di fronte a questa novità della impossibilità durante il carico e scarico di percorrere gli assi, cosa che è assolutamente prevista dal regolamento del 1998 e soprattutto da un'ordinanza di qualche anno dopo, del 2007. Rimaniamo perplessi, non riusciamo a capire questo improvviso dietro front, sicuramente l'assessore avrà i suoi motivi, peccato che a noi come al solito non vengono detti. Noi temiamo che ci troviamo di fronte, ripeto, all'ennesimo blitz di questo assessorato. Parliamo d'altro, restiamo però a Pavia, dove il Comune ha pubblicato un bando per cercare investitori per il mercato ipogeo di Piazza della Vittoria. Sono a disposizione circa 1500 metri quadri totalmente liberi, ma l'amministrazione chiede ai proponenti di pensare anche a spazi dedicati ai giovani. Sentiamo. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando di manifestazione di interesse rivolto a soggetti privati, associazioni o altri enti che fossero appunto interessati a valorizzare e riqualificare l'ampia area che è tornata libera del sottomercato. In particolare si tratta di 1577 metri quadrati in pieno centro storico che possono essere utilizzati sia per attività commerciali che per servizi, che per attività ludico-ricreative rivolte ai giovani dai 14 ai 18 anni. È un progetto a cui stiamo lavorando da un po' di tempo sulla scorta del vecchio progetto WOW presentato da associazioni giovanili di Pavia, intorno al quale vorremmo appunto che venissero costruiti negozi di vicinato per appunto poter essere fruiti dalla città in pieno centro. Quel bando uscirà in questi giorni, proprio oggi o domani, e sarà disponibile per 60 giorni, quindi indicativamente entro la fine di agosto ci aspettiamo di ricevere delle proposte da parte di possibili investitori privati che, come è stato già detto, dovranno però occuparsi di valorizzare tutta l'area nel suo complesso, quindi attivare chiaramente delle attività commerciali, ma anche garantire questo spazio dedicato ai giovani che rimarrà di utilità pubblica. Lo spazio, ricordo, è uno spazio di cui si parla da tanto tempo, sono parecchi anni che quest'area è inutilizzata sotto nel mercato ipogeo, e per capire cosa effettivamente potesse essere interessante per i giovani della nostra città abbiamo avviato l'anno scorso un piccolo processo di progettazione partecipata che ha coinvolto tutte le scuole superiori
superiori che ci hanno mandato i loro progetti, i loro desiderata, noi li abbiamo vagliati e quindi abbiamo una serie di proposte che saremmo contenti finalmente di poter realizzare proprio nel centro della nostra città. Ancora un flash di cronaca, i carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un ventenne di Garlasco. Nel corso di un controllo il giovane è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana, per lui è scattata anche la perquisizione domiciliare nel corso della quale i militari hanno trovato altri 6 grammi di droga e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. La droga è stata ovviamente sequestrata e, come detto, il giovane arrestato. Nel corso dello stesso servizio sono stati segnalati per uso personale alla prefettura di Pavia 2 giovani di Vercelli trovati in possesso di alcuni spinelli. Cambiamo argomento. A Pavia i rappresentanti delle cooperative e delle organizzazioni sindacali si uniscono per cercare di combattere gli appalti al massimo ribasso. Il risultato è la sottoscrizione di un protocollo di intesa per il contrasto al lavoro irregolare tra Confcooperative Pavia, Lega Coop, CGL, CISL e UIL. Sentiamo. Il nostro accordo che abbiamo sottoscritto oggi è un accordo molto importante perché va ad integrare quello che sta succedendo un po' a livello nazionale con la riforma nuova sugli appalti eccetera, e come sindacati, datoriali, lavoratori, territoriali ci tenevamo molto a dare un accento e una particolarità al nostro territorio. Cerchiamo con questo accordo di intervenire su aspetti che vanno dall'evitare le gare al massimo ribasso e anche a fare cultura della cooperazione, cercando di arrivare agli interlocutori, in particolare sono le amministrazioni pubbliche, dando loro dei suggerimenti per poter lavorare al meglio, nel senso che con questo protocollo noi ci candidiamo ad essere dei loro interlocutori anche in fase di preparazione delle gare, perché sia i sindacati dei lavoratori sia i sindacati datoriali possono dare degli strumenti come le tabelle ministeriali per evitare di incappare in errori spesso non voluti ma semplicemente per poca conoscenza degli strumenti a disposizione. Questo protocollo vuole dare il via a questi tavoli, a questi nuovi rapporti che possano davvero andare oltre le dinamiche che anche a livello nazionale conosciamo sul mercato della cooperazione e che quindi insomma Pavia possa fare un po' la differenza. Un'informazione di servizio: rimarrà chiusa fino al 27 giugno la provinciale 87 che da Langosco porta verso Stroppiana passando sul ponte sul Sesia. La chiusura al traffico è stata resa necessaria da lavori urgenti che interessano proprio il ponte. La circolazione rimarrà bloccata nell'arco delle 24 ore, quindi per tutta la giornata non si potrà passare sulla struttura. La provincia di Pavia, che si occuperà dei lavori, consiglia come percorso alternativo la ex statale 596 verso Robbio, Palestro e Vercelli. Chiude dopo nemmeno 2 mesi Casa Pavia, lo store degli Azzurri aperto dopo 1000 ritardi in Piazza della Vittoria, alla base dello sfratto ricevuto dalla società il mancato pagamento dell'affitto, un altro simbolo del Pavia Calcio targato azzurro che scompare proprio dal capoluogo. Paolo Barni. È durata appena 38 giorni, un mese e una settimana, Casa Pavia, l'avveniristico progetto del Pavia Calcio collocato nel cuore della città in Piazza della Vittoria. Avrebbe dovuto essere il fiore all'occhiello della rinnovata società, un punto di riferimento per tifosi e non solo, biglietto da visita per la stessa Pavia, negozio ufficiale del merchandising del club, fan zone, caffetteria, con ambizioni d'accoglienza turistica a tutto tondo. Un concetto completamente innovativo nel panorama italiano, non soltanto della Lega Pro, che però dovuto fare i conti con i problemi finanziari della società. Negli scorsi giorni erano circolate voci incontrollate su difficoltà nel pagamento dell'affitto che potrebbero essere alla base della chiusura. Nelle scorse ore lo store di Piazza Vittoria ha chiuso i battenti a quanto pare per sempre. Di certo un altro brutto colpo per i tifosi che però in questo momento stanno pensando decisamente ad altro. Il futuro della società è ancora in bilico, il club ufficialmente è in vendita e l'appuntamento del 28 giugno, quando in consiglio comunale si dovrà discutere del futuro, è là, cerchiato in rosso sul calendario. Torniamo a Vigevano per un'iniziativa che punta al rilancio del centro storico. L'associazione Noi di Corso Vittorio Emanuele ha organizzato per sabato 25 giugno un concerto con il quartetto Euforia, uno spettacolo interamente gratuito. E proprio in Corso Vittorio Emanuele i responsabili dell'associazione istituiranno anche una mostra permanente con diverse opere donate da alcuni artisti. Sentiamo. Sì, noi abbiamo pensato questa cosa proprio perché vogliamo valorizzare il centro storico, vogliamo valorizzare Vigevano
e vogliamo comunque portare la gente in strada durante questi eventi. Per cui abbiamo pensato a questo quartetto, Quartetto Euforia, che comunque è conosciuto a livello internazionale. Abbiamo pensato anche a altre cose inerenti poi nella serata, che comunque poi la gente scoprirà mano a mano, e speriamo che comunque ci sia una risposta, ecco, speriamo in quello. Tutto questo sarà condito, chiamiamolo così, con un schermo di 4 metri per 3 nel retropalco, dove scorreranno delle immagini di Visevano in una sorpresa con una clip mentre il Marco Clerici canta l'istrione di Aznavour. E speriamo solo nel buon tempo. L'unico, e questo voglio che sia ben chiaro, se dovesse essere il tempo non come pretendiamo che sia, tutti in cavallerizza, perché non abbiamo altra alternativa. Quante opere saranno esposte indicativamente e poi saranno permanenti, giusto? Sì, saranno tutte permanenti, partiamo con circa 15 opere, dopodiché speriamo di poter integrare anche con autori diversi. Va sottolineato una cosa molto importante, che tutti gli autori hanno donato gratuitamente le loro opere. È un buon punto di partenza, insomma, per cercare di abbellire anche il centro storico. Noi ci proviamo, vorremmo veramente che la nostra strada, la nostra Vigevano, che ha conosciuto, devo dire, artisti importantissimi, possa avere ancora oggi del merito nell'arte. Sicuramente questa manifestazione dimostra come dei commercianti insieme vogliono rilanciare una parte di città. Lo fanno con grande solidarietà, mettendoci la faccia e dimostrando a tutti che si possono fare belle cose facendo divertire la città e le famiglie. Ci spostiamo a Velezzo Lomellina, dove nel fine settimana è andata in scena Tante stelle in una sera, un nome che ha voluto introdurre la premiazione della Miss Pavese della Mona Lisa Management. Alla fine, tra le tante ragazze in gara, dopo tanti ospiti, ha vinto la giovane Irene Todeschini. Vediamo il servizio di Mario Fortunato. Io dico sempre una frase a tutte le ragazze: ragazze, è un gioco, è un bel gioco, come tale va preso, però anche se è un gioco vediamo di trarne qualcosa di buono, quindi il sogno di arrivare in finale non è solo un sogno ma può essere una vetrina importante e da lì può nascere qualcosa, anche qualche lavoro, insomma qualcosa di bello, di entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. La serata praticamente è basata un po' sulla moda, lo spettacolo e la bellezza. Per quanto riguarda la moda abbiamo tre note boutique che proporranno i capi esclusivi. Per lo spettacolo abbiamo un fantastico gruppo country che si esibirà in alcuni balletti country che vanno di moda adesso. E poi per quanto riguarda la bellezza, naturalmente c'è il concorso, la finale provinciale di Miss Mona Lisa Italia del patron Cesare Morgantini. La numero uno! Irene Todeschini! Dico a mia mamma e al mio fidanzato che è qua. Prossime tappe? Vedremo se continuare col concorso e probabilmente lo farò e ci proverò ad arrivare fino alla fine. Ho già avuto esperienze, sono 4 anni che sfilo e quindi non è la prima volta, diciamo che mi destreggio già abbastanza bene. Sono circa 10 ragazze questa sera, 5 vinceranno una fascia, dunque avranno la possibilità poi di approdare alle finali regionali e da lì diciamo, lascia passare per la finalissima, che come diceva penso lui si svolgerà tra Pesaro, dove arriveranno tutte le ragazze, e la finalissima alla Baia Imperiale di Gabicemare. Però ti dico un bel consiglio, che
Non lo so, ci sono tante cose da dire. Una, un consiglio. Devono, guarda, credersi in se stessi, si dice così, dai. Lottare, non mollare mai, mai, mai. E sempre avere, come si dice, fiducia in se stessi, sempre, sempre di più. Ci fermiamo un momento, c'è la pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati in studio, abbiamo un aggiornamento di cronaca per darvi notizia di un incendio che si è sviluppato all'interno di una casotta a Vigevano, vicino al Ticino. Abbiamo in collegamento Paolo Barni che è sul posto. Buonasera Paolo, che cosa è successo? Sì, un saluto a tutti. Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio, interessata una casotta nei pressi della centrale idroelettrica giù dalla discesa del Bellavista, giusto per dare un'indicazione geografica. Le cause dell'incendio ancora non è possibile stabilirle con certezza, fatto sta che sicuramente è partito dall'interno della casotta, anche perché all'esterno non si sono sviluppate fiamme. La casotta in questione si chiama Eden Park, pronto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, incendio che diciamo così attorno alle 19 veniva considerato sotto controllo anche se non completamente spento. Sul posto anche un'equipe medica del 118 per prestare assistenza agli operanti dei vigili del fuoco, appunto impegnati a domare l'incendio. Comunque questa è la situazione per il momento. Grazie, grazie allora a Paolo Barni, questa ovviamente era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, io vi lascio come sempre al meteo, poi all'agenda del tempo libero. Buona serata.